Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Oggi sono qua in un posto molto particolare. Sono al Paper Boat Studio dal mio amico fotografo Marco Vigiani, che saluta la mamma. Ciao! Guarda, guarda. Cos'è? Guarda, guarda, guarda. Questo è abbastanza horror. Come nasce tutto? Checky Gorion Video ha fatto uscire un'edizione fantastica di Vampires di John Carpenter. Un'edizione steelbook veramente fenomenale. Siccome dovevano mandarmela, hanno deciso di mandarmi un sacco di altra roba. Quindi c'ho un pacco qua. Ti ho chiamato. Borghetti, via. Voi non lo sapete perché taglio tutto, ma tra una roba e l'altra io mi bevo dei caffè Borghetti che mi portano. Oh, caffè Borghetti, mandateci delle bottiglie gratis per la prossima volta, grazie. Questa è la versione analcolica, ovviamente. Grazie, dai. Cin, salute. Buonissimo. Allora, mi ha mandato questo pacco gigantesco. In realtà sembra piccolo, ma è gigante, è bello pieno e pesa un botto. Fortunatamente ho trovato questa bellissima spada antica di, non so, di un nano, un elfo, non so, di Frodo probabilmente. È la spada di Fenice. Per chi sa il vero nome di Marco Vigiani. Comunque la userò per aprire questa scatola fantastica, piena di film. Oh, siccome ve l'ho spoilerato, partiamo subito da Vampires. Ragazzi, questa qua è un'edizione veramente fenomenale. Uno steelbook, quindi in metallo, che trovate solo ed esclusivamente sul sito. Non voglio rovinarla, quindi non userò la ciappa. Eccola qua, spettacular. C'è una card dentro e il Blu-ray. Le steelbook sono veramente delle edizioni che a me piacciono tantissimo. Prima Vampire mi hanno mandato un'altra botta di film, veramente tanti. Alcune sono cose abbastanza underground, altri sono dei cult veri e propri. Night Terror. Night Terror è un film di Tobe Hooper del 1993. There are thorns everywhere, but along the path of vice, roses bloom above. E in Italia è stato intitolato con un nome assurdo, Le proibite notti del Marchese de Sade. Marchese de Sade era un tipo un po' strambo. Il titolo probabilmente voleva un po' attirare la gente ad andare a vedere il film, suscitando qualche idea di cosa perversa. Di Tobe Hooper, quindi ragazzi, cioè, regista di Non aprite quella porta. Vabbè, poi c'è Day of the Dead, cioè, stiamo parlando del top. Il giorno dei morti viventi di George Romero. Blu-ray, questa copertina fantastica, io ho sempre adorato. È il terzo film della saga dei morti viventi di Romero, è del 1985 mi sembra. Esiste un remake indegno che si chiama Day of the Dead Bloodline, di cui ho fatto una video recensione che trovate sul canale, ve la linko qua sotto. Vabbè ragazzi, quello è veramente una roba aberrante. Che dire, il film insomma è un cult, ci sono personaggi cult come Bubba, insomma lo zombie intelligente che viene citato anche in Walking Dead. Insomma, Walking Dead è pieno di citazioni di Romero. C'è anche una scena in cui si vede Bubba. Comunque è quello dove stanno nella base militare, per intenderci. Da guardare assolutamente. Cioè il Blu-ray è stupendo ragazzi. Qua questo è il retro, questo è il davanti. Romero, però bisogna guardare sempre tutto. Intruder con Clive Owen, questo non l'ho visto, vi farò sapere com'è. È un bel backstage. Sì, a parte me che sono un obeso. Intruder. No, se vuoi postarla, posta. Anche perché fa parte del diventare una web star, imparare ad accettare come si è e basta. No, sono grasso, che cazzo devo fare? Allora, Intruder è un film del 2011 di Juan Carlos Fresnadillo. Vabbè, ragazzi, ma che cognomi sono? Comunque è un regista, insomma, di horror, ha fatto poco e niente, ha fatto il seguito di 28 giorni dopo, che è 28 settimane dopo, quello dove c'è la mitica scena dove Robert Carlyle, l'attore inglese quello bravissimo, abbandona la moglie in balia degli zombie e scappa proprio bellamente, fregandosene altamente. Che
Che poi come farebbe uno nella realtà, cioè, ma che sto a farmi mangiare? Vi lascio mia moglie in pasto e ve la mangiate. Fatevi un bel aperitivo e io scappo, giusto? È così che funziona. Insomma, è di questo regista qua, Intruder, è una roba di... due bambini che sognano una cosa, fanno dei sogni simili, insomma dietro ci sono i soliti cose. Non so com'è il film, però lo guarderò. Questo è interessante perché è The Witched Gift di Roberto D'Antona. Allora, è un film del 2018 o 17, prima adesso non sono sicurissimo. È un film del 2017. Infatti, anche perché adesso è uscito con un altro film, ma arriviamoci con calma. The Witched Gift è il film d'esordio di Roberto D'Antona, fatto con ovviamente pochi mezzi, pochissime risorse, però è riuscito comunque a colpire tantissime persone. Io non l'ho visto ancora, lo vedrò. Roberto D'Antona è un regista che comunque si è dato tantissimo da fare partendo da YouTube, quindi facendo web serie su YouTube, facendo tutto autoprodotto, tutto da solo. Diciamo i suoi lavori più conosciuti su YouTube sono Azaz, All Zombie Are Stupid, Dylan Dog, Il Trillo del Diavolo. È un po' anche lui una sorta di Peter Jackson nel modus operandi, cioè nel cercare di farsi tutto da solo con i pochi mezzi che si hanno, con l'aiuto di amici. Sono registi comunque per cui io faccio sempre il tifo, gli auguro di avere il successo di Peter Jackson, ma purtroppo in Italia è sempre più difficile. Tra l'altro trovate anche il trailer sul nostro canale YouTube, Fino all'Inferno, che è il suo ultimo film. Se vedete il trailer dà delle sensazioni sicuramente migliori, si vede che c'è stata un'evoluzione, sembra girato molto meglio. Vabbè, sto giudicando senza averne visto né uno né l'altro, però vi farò sapere poi come sono questi film. Qua siamo al capolavoro assoluto, Space Vampire, sempre di Tobe Hooper. Questo è veramente, cioè, un cult della fantascienza horror, non si può non aver visto, e poi ci sono pure le zinne qua, quindi non so, cioè, horror e zinne sono il cocktail perfetto. Tra l'altro, una curiosità, il tema musicale di Space Vampires è stato usato, rimaneggiandolo un po', come colonna sonora del gioco di ruolo Baldur's Gate, un videogioco famosissimo, insomma, per chi è un po' vecchiotto come me. Chi ha visto il film e ha giocato al gioco avrà notato questa cosa. White Noise. Questo qua è un altro film horror senza infamia e senza lode, nel senso che si lascia guardare, è interessante, è bella l'idea perché comunque gioca molto sulla suggestione, quindi c'è questa cosa di sentire i morti attraverso i suoni, e quindi è carino, insomma. È un film del 2005 di Geoffrey Sachs, e comunque vabbè, c'è Michael Keaton, uno dei più grandi attori di sempre secondo me, non ha fatto tantissimi film, però ha fatto tanti cult, io lo adoro. Poi vabbè, il Batman di Michael Keaton è il top assoluto. La chiesa di Michele Soavi. Allora, su questo qua, ragazzi, ho una chicca da dirvi. Questo qua è un film scritto e prodotto da Dario Argento. Questo qua doveva essere il terzo capitolo della saga dei demoni di Lamberto Bava, perché c'è Demoni e Demoni 2. Questo qua doveva essere il terzo capitolo. Poi in realtà Lamberto Bava era occupato in quel momento, era occupato perché aveva accettato di girare Fantaghirò, ragazzi. Ma si può non girare un film horror e scegliere di girare Fantaghirò. Mandiamo un contributo di Fantaghirò, così vi rendete conto dello schifo. E se vi macchiate di sangue? Il vostro sangue non mi impressiona. Quindi Michele Soavi ha girato La Chiesa, Lamberto Bava ha girato Fantaghirò, vabbè. Il film contiene ovviamente la semi esordiente, nel senso che ha già fatto qualcosina, Asia Argento. Eccola là. Il film l'ha scritto Dario Argento. Aspetta. L'ha prodotto Dario Argento e chi ci recita? La figlia di Dario Argento. Welcome to Italy, ragazzi. Adesso volevo farvi conoscere il mio assistente. Il mio assistente troll. È vicino.
è lo scrono del mio assistente troll. Non si vede bene perché ci sono tutte le plastiche sopra, perché non avevo voglia di togliere. Il vestito che uccide. Il vestito che uccide. Qua siamo di nuovo di fronte a uno di quei rimaneggiamenti dei titoli che un po' fanno sorridere. Allora, il vestito che uccide in realtà si chiama I'm Dangerous Tonight. Però vabbè, dai, il vestito che uccide ci sta. Anche se svela un po' troppo presto quale poi sia il cattivo del film. Il vestito in sé che è fatto con una stoffa maledetta e per cui passa di mano in mano e finisce a questa ragazza che quando lo mette diventa una pazza e ammazza tutti. Insomma, no, diventa molto pericolosa. È anche questo un film di Tobe Hooper, ma è un film per la TV. Quindi ha un percorso diverso. Non è andato al cinema. È un film del 1990, mi sembra, da vedere. Ultimo film, insomma, avete visto quanta roba? Adesso ve li faccio vedere tutti insieme. Ultimo film, sempre del grande maestro recentemente scomparso, George Romero, Bruiser. Mom is the nice guy. Bruiser è un altro di quei rarissimi film di Romero che non parla di zombie, ma parla di questo Harry, un uomo d'affare maltrattato dal proprio capo e tradito dalla moglie. Pensa che è fortunato. Basta non sposarsi e non lavorare. Ma è il maestro prega Dio. Che cazzo è? Quello di Maurizio Costanzo. Ciò nonostante è sempre stato un bravo ragazzo, uno che ha fatto sempre la cosa giusta. E che cazzo è? Spike Lee. Una mattina però si risveglia con il volto coperto da una maschera bianca inasportabile. Finalmente avrà l'opportunità di vendicarsi di tutti coloro che hanno reso la sua vita un inferno. Bene, insomma, basta avere una maschera inasportabile e a quel punto poi chiavare le mazzate a tutti. Va bene, questi sono i film. Questo è l'unboxing di CG Entertainment, c'è Kigori. Andate sul loro sito perché c'è veramente un botto di roba, sia vecchia che nuova, ma anche edizioni un po' più pregiate per chi è collezionista. Questo è tutto dallo studio del mio amico Marco Vigiani. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate se avete visto i film e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Chiudi tutto. Un altro Borghetti, grazie.